mettiamolo. Comunque ci vuole coraggio per fare una cosa così. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 videogiochi non di successo che hanno copiato spudoratamente giochi ben più famosi. Ma fa di fiprifi, ma fa infin come infin... Niente, non ce la faccio. In farfallino, mi raccomando, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi. Ciao. A certe compagnie non gliene frega nulla, interessa solo il cash money e il farlo veloce, quindi copiando giochi di successo. E lo fanno? Ma ovviamente no, perché dico, almeno falli bene sti giochi, tipo Fortnite. Cowabunga, man! Alla numero 10, la serie di Disney Infinity. Tutta questa storia è incominciata con Skylanders. Ecco, questa serie della Disney, invece, per quanto in qualche maniera mi senta di salvare l'ultimo capitolo, quello con Star Wars, ma solo perché c'è Star Wars, è la copia spiccicata più generica al mondo. Cioè, arrivata 2 anni dopo Skylanders, che fece esplodere il trend dei videogiochi con i giochi che prendono vita in un bel sandbox, cioè... il mio genere preferito. Quelli di Disney Infinity per l'1, per il 2, pure per il 3 prendono quella formula e niente, prendono quella formula, punto. Manco dici più contenuto, no, niente, fatti i tuoi livelli, ci stanno i personaggi Disney. Cioè, visto così uno direbbe anche carino, dagli 0 agli 1 anni, c'è anche Jack Sparrow, ma comunque in qualche maniera oscura sono riusciti ad arrivare al 3. Poi però per fortuna la Disney ha chiuso con questo scempio. Alla numero 9, The Great Jana Sisters. Una delle coppie più pecione di sempre. Nell'87 le Jana Sisters volevano essere i Mario Brothers, in pratica. Non è che volevano e basta. Guardate la grafica, è un furto a mano armata. Il fatto che in qualche maniera, in cuor loro, credessero veramente che nessuno se ne sarebbe accorto è una di quelle cose che mi rallegrano la giornata. E ovviamente alla fine se ne accorse anche la Nintendo, che quindi con grande calma, pare, li denunciò e li portò in tribunale. Alla numero 8, Unearthed, Trail of Imbattuta. Se la Asylum fosse nel mondo dei videogiochi, sarebbe fiera di questo prodotto. Ora, forse sono solo io, ma noto qualche vaga somiglianza con Uncharted. La cosa più asylumiana, comunque, è la scelta del nome. Quel trick track con 2 lettere fuori posto, Uncharted, Unearthed, fatto. Il gioco è simil peggio di un Indiana Jones e la macchina infernale, solo che quello era del 99, questo è del 2013. E ovviamente chi è il nostro protagonista? È il gemello rincoglionito e buggato di Nathan Drake, che io personalmente avrei chiamato Nathan Fake a questo punto, se avessero avuto un minimo di palle, ma non ce l'hanno avute. Alla numero 7, The Simpsons Skateboarding. 50-50 Grime. Quando ero piccolo c'erano tanti bei giochi coi Simpson. Hit'n Run era una bomba. Poi in questo marasma di videogame simpsonneggianti, la EA un giorno si è svegliata e ha detto: ma perché solo Tony Hawk deve avere un bel gioco di skateboard estremo? Mi pare ovvio che debba averlo anche Bart, no? Sì? Beh, ecco, quindi un gioco in cui Bart sta sullo skate, Homer sul trampolino e niente. Dovrebbe essere divertente non riuscire a fare trick perché in pratica non si possono fare? Non controllare Bart perché va dove c***o gli pare? Sì, dice la EA. Beh, ovviamente, potendo scegliere, non vedo perché dovrei giocare con Tony Hawk, quell'incapace. Alla numero 6, Sonic Shuffle. Mario Party, il gameplay più complesso del mondo, no? Colpisci qui, vai di là, fai quel minigioco, fatto il gioco. Come vedete, sono un grande fan di questo format, quindi immaginate che considerazione io possa avere dei 9 miliardi periodico di giochi identici a questo, falliti in partenza, tra cui abbiamo Sonic Shuffle, che in pratica è Mario Party, solo che Mario si è sentito male e come Gregor Samsa della Metamorfosi di Kafka si è svegliato che era un porco spino blu. E come vedete c'è da divertirci per pomeriggi di anni interi con questo gioco dell'oca stupenda. A carte in cui non succede un cazzo di nulla. Se avete amici con cui giocarci, non fatelo, se volete evitare di non avere più amici con cui giocarci. Yeah! Alla numero 5, Fur Fun. Capito? Fur, pelliccia, ma for fun, Capito? Quando vi dicono che un gioco è un successore spirituale di... Signore e signori, state sicuri che non tarderà a rivelarsi una merda. Nel 2017 Yooka-Laylee ha fatto il botto con quel camaleonte bellino e visto che andava, Fur Fun ha avuto il coraggio di dire: noi siamo il seguito spirituale. Certamente. Quel genere di seguito spirituale che ciulla le grafiche a Minecraft e la colonna sonora a Banjo-Kazooie, no? E questo delirio non dissimile dal God Simulator per fisica, in cui qualunque azione corrisponde al suo esatto opposto, è stato pubblicato
senza vergogna da uno youtuber, che non so perché non sia stato denunciato per plagio o messo in galera per crimini contro l'umanità, perché è di questo che si tratta. Alla numero 4, Cartoon Network Punch Time Explosion. Il roster di questo gioco può anche andare bene per un vecchio appassionato di Cartoon Network come posso essere io, ma il gioco è così troppo Super Smash Bros. Che fa piangere. Allora, almeno falla bilanciata la cosa, o metti un gameplay sensato in cui se fai le mosse speciali conta qualcosa perché sono speciali. No, no, quelli di Punch Time Explosion, che evidentemente dovevano pagare qualche bolletta arretrata, hanno creato in fretta sta pecionata acquistabile solo se, non lo so, sei un fan sfegatato delle Super Kick o Samurai Jack, e hanno avuto infatti il giusto successo che si meritavano. Vi dirò, non so se sono riusciti a pagarle quelle bollette. Oh, man! Alla numero 3, Tattoo Assassins. Questo è uno spettacolo, ragazzi. Mortal Kombat ha avuto più cloni di Jango Fett, penso, e in generale fanno tutti molto cagare, ovviamente, però non poteva non esserci il So Bad It's So Good, Tattoo Assassins, in cui, oltre al cast di personaggi al limite del ridicolo veramente da usare, abbiamo delle fatality che io non so se gli sviluppatori avessero capito come funzionavano le fatality, perché non sono brutali, sono tipo a uno gli cade un panino sulla testa, una cosa così, ma abbiamo anche le nudalities per fare quello che ovviamente immaginate, e questo ci porta a un altro punto: il gioco è anche di pessimo gusto. Le nudalities, unite al fatto che si potesse scalpizzare Bill Clinton, hanno impedito che fosse messo in vendita. Alla numero 2, Infinite Crisis. Chi mi segue con pazienza saprà ormai che mi piacciono parecchio i MOBA, tipo LOL tutta la vita, ieri, oggi e domani, e non mi piacciono i MOBA di merda. Ora, non voglio dire che questo lo sia, ma lo è. Nel senso, il gameplay va benaccio, ma perché? Ora, non solo, dovrei giocare con uno dei miei personaggi preferiti della DC, e questo mi fa già ridere perché avrei difficoltà a scegliere, ma è il gioco che... Non è che perché hai supereroi vale qualcosa, non scusiamoli, c'era già LOL, Dota 2, Smite. Quei giochi hanno dei personaggi che si addicono al genere, warcraftiani. Adesso magari sono io, ma che cazzo posso giocare a un MOBA con Supergirl e Aquaman? Che non ci giocherei neanche a un altro gioco? E in tutto questo era pure pay to win! Alla numero 1, War Z, che poi cambiò nome in Infestation Survivor Stories. Parlerò della storia in generale, perché è sempre divertente da raccontare, anche se l'ho già fatto. Allora, questa è gente che, perché fu recensita male all'uscita, cambiò nome al gioco, così da poterlo continuare a vendere. Ma questo è quasi il minimo. War Z era una copia vomitevole, spiccicata, di DayZ, nel senso identico. Tra l'altro i problemi non finiscono, perché gli sviluppatori furono beccati a dire un paio di bugie sulle feature in-game, e se ne uscirono post-release con... Sì, aggiungeremo anche microtransazioni al gioco. Dopodiché, a seguito delle pesanti critiche, risposero su Twitter con insulti omofobi e oscurarono i commenti su Steam. Tutto questo chiaramente favorì il gran successo di War Z. Piaciuta questa lista? Mi raccomando, guardate anche queste altre top su giochi orrendi e iscrivetevi a Watch Mojo Italia.